Groenlandia viaggiò intorno all'isola che scompare è innanzitutto un diario di viaggio. Un viaggio che ho compiuto 2 anni fa partecipando ad una spedizione svizzera sulla costa nord-orientale della Groenlandia, all'interno dello Scoreby Sand, il più grande sistema di fiordi al mondo. Una regione pressoché disabitata, accessibile solo in barca, visto che il ghiaccio che fino a pochi decenni fa chiudeva questo sistema di fiordi, anche nel mese di agosto si è ritirato, lasciando il posto al mare aperto. Il cambiamento climatico sta letteralmente terremotando l'Artico, e qui è addirittura visibile ad occhio nudo. Lo si può misurare, ad esempio, dalla velocità con cui i ghiacciai si sciolgono scaricando iceberg in mare. Le stazioni meteo locali, d'altronde, hanno registrato un aumento medio delle temperature di 3 gradi solo nell'ultimo quarto di secolo. Di conseguenza, anche le fonti di sussistenza delle poche comunità locali che ancora sopravvivono a queste latitudini si sono rarefatte, costringendo sempre più famiglie Inuit ad emigrare e a trasferirsi sulla costa occidentale della Groenlandia, dove almeno è arrivato il turismo. Ma questo aumento delle temperature, con il disgelo che ne deriva e la massiccia emissione di acqua dolce in mare, stanno alterando anche quelle correnti oceaniche e atmosferiche da cui dipende, ad esempio, il clima temperato del nostro Mediterraneo. Del resto, la Groenlandia è la seconda riserva di ghiaccio della Terra, una sorta di ghiacciaia planetaria. Inevitabilmente, così, questo libro è diventato un libro sul cambiamento climatico e sui suoi effetti. Effetti che ho cercato di spiegare ricostruendo anche la storia che ha portato alla loro scoperta e comprensione. Perché da questi fiordi sono passate anche tutte quelle spedizioni scientifiche che nell'ultimo secolo hanno cercato di raggiungere il centro della calotta polare per studiare la dinamica e le trasformazioni del ghiaccio. Ed è attraverso questi studi che è stato possibile ricostruire le temperature del passato, fino a scoprire che quel periodo di relativa stabilità climatica, che chiamiamo Olocene, e ha visto fiorire la nostra civiltà negli ultimi 10.000 anni, stava finendo a causa dell'effetto serra di origine antropica. Cosa verrà dopo è difficile dirlo, ma se vogliamo capire come sarà il clima dei prossimi decenni, non possiamo prescindere da quello che sta accadendo oggi in questa isola lontana dell'Artico.